Ciao e benvenuto sul canale del centro fitness Just Wellness. Io sono Andrea e nel video di oggi mi sono chiuso in ufficio. Mi sono chiuso in ufficio perché l'altra volta mentre stavo registrando. Ciao e benvenuto sul canale del centro fitness Just Wellness. Io sono Andrea. E io sono Federica. Oggi il video lo faccio io e parto. Quindi oggi mi sono chiuso dentro così nessuno mi viene a disturbare. Bene, nel video di oggi vedremo una routine di allenamento per le gambe. Il video infatti l'abbiamo intitolato Don't Skip Leg Day. Bene, allora nel video di oggi andremo a vedere tre esercizi veramente importanti per la costruzione della massa muscolare delle gambe, ma anche per tonificarle semplicemente, o che puoi utilizzare anche per la definizione e il dimagrimento di questo distretto, quindi il dimagrimento dei quadricipiti, delle cosce, il dimagrimento dei glutei, dell'interno coscia, quindi tutto il treno inferiore. Ok, ovviamente per sortire i diversi effetti ti basterà modulare il numero di serie e di ripetizioni rispetto a quanto ti faccio vedere nel video di oggi. Certamente nelle descrizioni che poi troverai dentro il video ti lascerò delle specifiche e in ogni caso, qualora le specifiche che trovi sotto il video non dovessero essere sufficienti, sappi che puoi reperire tutte le informazioni che ti possono interessare riguardo al tuo allenamento frequentando tutti i nostri canali social, per esempio la nostra pagina Facebook, di cui troverai sempre il link nelle descrizioni, la nostra pagina Instagram, e ti lascio anche di questo il link nelle descrizioni. Continua a frequentare il nostro canale YouTube, se non l'hai già fatto iscriviti, perché posteremo tre video alla settimana, ogni martedì, ogni giovedì e ogni sabato, andando a trattare ogni volta argomenti specifici per il fitness, quindi l'allenamento, l'alimentazione, workout, mindset, anche come aumentare la tua motivazione quando un pochettino ti cala. Insomma, cercheremo di abbracciare a 360 gradi tutti gli argomenti che riguardano il fitness per aiutarti a raggiungere la massima, la miglior forma della tua vita e anche il miglior benessere possibile. Ok, quindi ritorniamo al video di oggi e vediamo che cosa abbiamo registrato per te. Come dicevo, ci saranno tre esercizi davvero importanti. Questi esercizi sono il front squat. Ho scelto di registrare il front squat perché in un altro video dell'ultima serie, della recente serie dei video che mi ho registrato, abbiamo già visto insieme come eseguire lo squat. Quindi, avendo già visto in un video precedente, di cui ti lascerò anche di questo il link, così se te lo sei perso te lo puoi andare a rivedere, in questo video ho deciso di registrare una variante, quindi il front squat, forse la variante numero uno dello squat. Quindi lo squat è il nostro esercizio fondamentale che devi imparare a fare, e il front squat è la sua principale variante, e subito dopo aver imparato a fare lo squat devi imparare a fare il front squat. Quindi questo è il primo esercizio che andremo a vedere all'interno del video di oggi. Il secondo esercizio sono gli affondi camminati. Perché gli affondi camminati? Perché gli affondi camminati hanno una serie smisurata di benefici per il tuo fisico. Non solo allenano il treno inferiore del tuo corpo, quindi ripetiamo gambe, glutei, tantissimo gli adduttori, perché devi cercare la stabilità mentre procedi, tantissimo di nuovo i glutei, sottolineo, perché anche lì il gluteo è un muscolo stabilizzatore, quindi oltre a spingere la gamba verso l'alto, la stabilizza quando camminiamo, ok? Tenendo i manubri in mano alleni anche tutta la parte superiore, quindi è un esercizio con il quale puoi veramente costruire massa muscolare, tono e definizione per tutto il tuo corpo. Ugualmente sottolineo anche il front squat e lo squat, perché il front squat, reggendo il bilanciere in questa posizione, ovviamente la cassa toracica si deve necessariamente espandere e i muscoli del tronco devono lavorare contro la stessa resistenza che allena le gambe.
E come terzo esercizio andremo a vedere gli stacchi GT. GT non sta per Gran Turismo, ma sta per gambe tese. Andremo a vedere gli stacchi con manubri a gambe tese. Anche questa è una variante tra le principali dell'esercizio fondamentale, che è lo stacco. Viene eseguito, come dice il nome stesso dell'esercizio, con i manubri e non con il bilanciere, e viene eseguito a gambe tese. O meglio, non devi tenere le gambe totalmente tese, ma anche in questo caso, come nel caso del gomito nelle alzate laterali, come ti ho fatto vedere in un precedente video, e anche di questo trovi il link in descrizione, insomma la descrizione di questo video sarà lunghissima, ok? L'angolo di flessione della gamba è il suo angolo naturale, ok? Quello che ti permette di scendere quasi fino a sfiorare il suolo senza dover flettere la gamba, ma senza appunto tenerla totalmente tesa. A cosa servono gli stacchi a gambe tese? Gli stacchi a gambe tese servono ad accentuare il lavoro dello stacco sui muscoli femorali, sui muscoli glutei, ma anche sui muscoli dei polpacci, perché il piede poggiato sul pavimento deve lavorare maggiormente per non farti sbilanciare e finire bam, faccia contro il pavimento. Ok, quindi ripetiamo, facciamo un recap prima di andare a vedere le immagini dei video che ti ho già registrato. Questo video di oggi vediamo il front squat, variante numero 1 dello squat. Esercizio numero 2, vediamo gli affondi camminati con manubrio. Esercizio numero 3, andiamo a vedere gli stacchi a gambe tese con...
oggi è davvero tutto. Allora, prova, adesso che l'hai vista, l'hai scoperta, ne abbiamo parlato lungamente di questi tre importanti esercizi per costruire massa, tono e definizione di tutta la parte inferiore del tuo corpo, ma anche, ricordiamo, per migliorare la qualità della parte superiore del tuo corpo per i transfer, che dicevamo nell'intro del video, quindi il fatto di dover tenere il bilanciere a questo livello e di dover tenere i manubri sempre in mano, sia negli affondi, ma anche negli stacchi a gambe tese, quindi è una routine che abbiamo, come dire, classificato come routine per gli arti inferiori, ma come abbiamo appena finito di dire, darà innumerevoli benefici anche alla tua parte superiore. Ok, per oggi quindi è tutto, spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto lascia un mi piace, incoraggiaci perché siamo certamente ai primissimi video di questo canale, lascia un tuo commento così che possiamo avere dei bellissimi feedback per migliorare, per portare degli argomenti che veramente ti interessano o per migliorare nell'esposizione degli argomenti che stiamo trattando, e ci vediamo all'interno del prossimo video. Ciao da Andrea!